Buongiorno a tutti. In questo mio intervento vi darò un rapido flash sull'evoluzione dell'organizzazione in questo triennio, con uno sguardo al futuro a supporto dello sviluppo della strategia dell'Ateneo. Una forte spinta al cambiamento che non può prescindere dal contesto. Da un lato, una rifocalizzazione dell'organizzazione per rispondere alle strategie pianificate. Dall'altro, il rispetto delle indicazioni poste dalla normativa, e la 240 ne ha introdotte tante, consapevoli di essere in presenza di uno scenario di risorse, purtroppo, umane ed economiche decrescenti. Un'amministrazione che esprime una forte volontà di trovare rimedi e soluzioni, guardando al futuro, con concretezza e rigore metodologico, ma che è anche aperta all'introduzione di sperimentazioni e soprattutto di innovazioni tecnologiche applicative. In questi tre anni la riorganizzazione si è sviluppata principalmente in tre fasi. La prima per processi, con l'introduzione di nuove competenze, su tutte l'introduzione quest'anno della figura del responsabile gestionale, un manager che gestisce dipartimenti e poli e che ha la responsabilità delle procedure, del personale e della sicurezza degli spazi. L'introduzione del modello di valutazione delle performance a livello individuale, fatto all'inizio del 2011 e ormai a regime, che ha contribuito a diffondere una cultura della valutazione e un'attenzione soprattutto su obiettivi di innovazione. Da ultimo, una policy di Ateneo impegnata a fare sistema su servizi, competenze, mettendole a disposizione di tutto l'Ateneo. Sono stati attivati laboratori d'Ateneo, sono state concentrate le biblioteche dipartimentali, parte delle attività legate agli acquisti e alle manutenzioni e ai servizi ICT. Tutto questo con una policy che è incentrata sullo sviluppo di servizi innovativi, con particolare riguardo e attenzione all'internazionalizzazione che, come vedete, avete visto, è oggetto principale di questo incontro. Il tutto con un accompagnamento al cambiamento fatto di percorsi formativi intensi che hanno coinvolto oltre 300 persone. Tra i servizi dei tanti che vorrei sottolineare a supporto delle strategie, l'intenso sforzo fatto nell'informatizzare ulteriormente l'Ateneo, in particolare con un fortissimo potenziamento delle infrastrutture di rete. Oggi abbiamo giornalmente 12.000 accessi simultanei Wi-Fi, nel 2011 erano 4.000, una gestione delle caselle di posta elettronica in cloud e accanto un'intensificazione delle applicazioni e dei servizi online rivolti agli studenti, con fortissima attenzione alle nuove tecnologie didattiche. Abbiamo sviluppato un nuovo portale, B-Poli, a supporto delle stesse, utilizzato dall'80% dei docenti e dal 100% degli studenti, quindi oltre 3.000 corsi con 18.000 accessi medi giornalieri. Abbiamo realizzato nuove aule informatizzate da cui è possibile accedere online attraverso piattaforme virtuali a tutte le applicazioni software disponibili. Abbiamo introdotto un nuovo modo di comunicare, introducendo all'inizio del 2011 i social media. Rapidamente, in questi tre anni, siamo primi tra le università italiane per numero di likers su Facebook e di follower su Twitter. È ormai lo strumento quotidiano con cui ci relazioniamo con la comunità studentesca. L'internazionalizzazione, attraverso lo sviluppo sia di servizi verso gli studenti, di attrattività verso i docenti, che di formazione. In particolare segnalo l'aumento dei programmi di scambio fondamentali per la formazione degli studenti stessi. 2.500 l'ultimo anno, aumentati del 27% in entrata e del 16% in uscita, con un incremento di accordi significativo a livello internazionale.
un incremento delle domande di ammissione ricevute, come già accennava il magnifico rettore, 5.000 quest'anno, un incremento complessivo dell'85% nel triennio, un'attivazione di nuovi servizi orientati ad accogliere docenti internazionali in modo ottimale, sia attraverso attivazioni di welcome office in ogni dipartimento e polo, sia attraverso servizi residenziali dedicati. E un'intensa attività di formativa sulla lingua inglese che ha coinvolto circa 3.000 studenti nell'ultimo anno, più 60% nel triennio, oltre 400 persone e 450 colleghi. Da ultimo, ma sicuramente non ultimo per importanza, è già stato accennato dal Magnifico, l'incremento del placement. È stato attivato in questi 3 anni un'intensa attività di placement verso l'estero, 800 nuove opportunità l'ultimo anno, più 54% complessive nel triennio per tutti gli studenti dell'Ateneo, coinvolgendo in maniera permanente oltre 50 aziende ai nostri eventi fieristici di incontro, domanda e offerta che si svolgono annualmente. Confortante i risultati del progetto Group Practice, un progetto interateneo che vuole portare in evidenza i risultati della customer satisfaction sui servizi rivolti a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Come vedete, nell'ultimo anno abbiamo raggiunto livelli di assoluto riguardo nei 3 segmenti, sia per quanto riguarda studenti, docenti che personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le infrastrutture, sono stati realizzati importanti nuovi laboratori, in particolare nel settore energia, circa quasi 3.500 metri quadri tra laboratori di radioprotezione, elettronica, tecnologie e processi chimici, irraggiamento, alte pressioni. E da ultimo verrà tra poco inaugurato un nuovo laboratorio d'Ateneo, laboratorio Polifab, 400 metri quadri destinati a clean room. Si è realizzata la nuova sede del Polo di Lecco, una struttura dimensionata per 2.000 studenti, circa 20.000 metri quadri, ormai attiva sia per quanto riguarda laboratori e didattica, in cui verranno integrati anche 3.500 metri quadri di nuovi laboratori del CNR condivisi. E poi abbiamo dato il vita a un'intensa iniziativa legata alla sostenibilità e alla riqualificazione, con particolare riferimento al campus di Leonardo, attraverso un miglioramento delle prestazioni ambientali, della riqualificazione energetica degli impianti, una riqualificazione delle aree esterne e una forte attività di sensibilizzazione sui comportamenti sostenibili che per quanto riguarda risultati dell'efficienza energetica, sull'efficienza energetica sono determinanti. Quali obiettivi futuri? Sicuramente è quello di completare il riassetto organizzativo iniziato attraverso il completamento della riorganizzazione degli spazi e il recupero dell'efficienza in relazione ai processi di reingegnerizzazione e riorganizzazione attivati. Passare dalla fase di informatizzazione alla fase di dematerializzazione. Vorremmo nei prossimi 3 anni eliminare tutti i flussi documentali presenti in Ateneo e digitalizzare completamente i nostri archivi. Per quanto riguarda gli studenti, oltre a continuare l'azione svolta, vorremmo incentivare molto l'applicazione mobile per gli stessi. Nel prossimo triennio verranno attivi 1.300 nuovi posti letto, di cui 780 rivolti al diritto dello studio, un importante investimento che di fatto integra in maniera molto ampia la già importante offerta abitativa dell'Ateneo. E da ultimo quello di cui si è già accennato, continuare i processi di integrazione con il territorio locale e internazionale, sia attraverso un rafforzamento del network con gli Atenei milanesi dal punto di vista della sostenibilità, già iniziato con la statale di ricerca e iniziative didattiche, un consolidamento delle partnership con gli enti forti dell'esperienza realizzate per il 150esimo e un consolidamento delle partnership internazionali attraverso accordi di scambio e rivolti alla ricerca. Per concludere, questi interventi di razionalizzazione organizzativa della spesa hanno consentito sicuramente l'introduzione di servizi innovativi, anche in presenza purtroppo di risorse limitate.
Ridisegnare le organizzazioni e i processi può essere un gioco semplice che può essere fatto in tempi brevi. Molto più complesso è il cambiamento dell'atteggiamento culturale nel modo di vivere relazioni e collaborazioni che questo comporta. I risultati conseguiti sono stati ottenuti grazie alle professionalità presenti e sviluppate in Ateneo, all'impegno delle persone e all'interiorizzazione molto rapida di una cultura orientata al cambiamento e all'innovazione, di cui voglio ringraziare tutto il personale tecnico-amministrativo, tutti i docenti, tutti gli studenti. Grazie per l'attenzione.